È sparita. E quando? Ma com'è possibile? E le guardie speciali? Sì, certo, e richiamami immediatamente. Anne non ha dormito al collegio stanotte. Escludono il rapimento. Pensano che forse è andata nel Bronx. Maledizione, ci mancava solo questa. Che si tratti di un rapimento o di una fuga, non poteva scegliere un momento meno adatto quell'idiota. Avremmo le mani legate finché non la riporteremo qui. L'unico che può ritrovarla è Hammer. Hammer? Non ti sembra troppo rischioso? Hai un'alternativa? Dove sei? Manhattan. Vuoi che ti faccio riportare a casa? No. Lo sai che questo è il Bronx? Lo so. Ci sono venuta apposta. Qualsiasi posto lontano da loro è meglio. Tu non conosci il Bronx. Non esiste niente al mondo peggio del Bronx. Tu non conosci loro. Thank you.
abbiamo, Fisher. La riavremo presto. Sto facendo il possibile. Convochiamo una riunione? Non dica stronzate. Non deve saperne niente nessuno. Certo, Farley. Ve le consiglio di darvi presto buone notizie. Sì, certo. Benvenuto, Ogre. Ciao, Crash. Ti ho chiesto se c'è Ogre, Leech. E non ti arrabbiare. Hai visto? Te l'abbiamo restituito, Chris. Tutto intero. Tranne il cuore. Ce lo siamo mangiato. È un pezzo che non ti si vede, Trash. Leech va matto per il sangue. Fosse per lui, il Bronx sarebbe un cimitero. Devi perdonarlo. Perché l'hai fatto, Ogre? C'è un accordo. Tu e i tuoi Riders dovete stare nel vostro territorio. Lui ha sconfinato e non hai perso molto. Comunque. Faceva la spia, credimi, ti ho fatto un favore, Trash. Sei un bugiardo. Ah, sì?
Gli abbiamo trovato addosso questo. È o non è un tracciatore? Serve o no a trasmettere le coordinate a qualcuno? Se fossi in te, Trash, mi preoccuperei se uno dei miei portasse uno di quei cosi al polso. Adesso chi lo voleva sapere sa dove sono i covi con esattezza. Grazie al tuo amico. Trash. Mi fa piacere che tu e Ogre vi capite così bene. Non te la prendere, sorridi qualche volta. A presto. Leach? Ha detto che gliel'hanno trovata addosso. Quel figlio di puttana vuole farci credere che Chris era una spia. Pensi che Ogre non dica la verità? Devi deciderlo tu. Sei il capo. Il tracciatore è completamente scomparso. Non importa. Però sappiamo con precisione dov'è la ragazza. Cerca di riprendere il segnale se ci riesci. Io devo andare a un appuntamento con Fisher. Se c'è qualche novità, chiamami sul codice RO di sicurezza. Ah, di questa operazione non se ne deve sapere nemmeno una parola. Ok. Non c'è che il napalm per ripulire tutta quella mondezza. Un bel incendio di 2 giorni e sarebbe finita. Pensa a quei poveracci che mandano di servizio laggiù. Ce li mandano per punizione, ma se non sono proprio stronzi, fanno un giro, danno la posizione e si imboscano da qualche altra parte. È incredibile, fa paura perfino dall'alto. Guarda là, il Bronx è loro. Se fossi in te, Trash, smetterei di pensare a questo tracciatore di merda. Proprio così, Trash. Mi preoccuperei piuttosto di qualcos'altro in questo momento. Per esempio di Ogre. Non ha nessun diritto di presentarsi nella sua macchina con quelle arie del cazzo, non vi pare? Anche se è il re del Bronx. Io dico che è arrivato il momento di dargli una bella lezione. Stronzate. Ogre ci ha fatto un favore a dirci che Chris era una spia. Ci ha fatto un favore. Ho capito bene. Ma che stiamo aspettando? Non perdiamo altro tempo, mandiamogli immediatamente dei fiori allora. Ma ragiona, Blade. Prova a mettere in moto il cervellino una volta tanto e pensa. Perché avrebbe dovuto fare la spia, Chris? Per denaro? Escluso. Non gli serviva. Per sete di potere? Non era ambizioso. Pensa invece a Ogre o a uno dei suoi. Perché no? Secondo me è proprio uno di loro che gli ha messo addosso quel tracciatore, dopo averlo ammazzato. Quelli ci stanno spiando. Quelli stanno spiando le mosse di qualcuno di noi. È probabile che sia io la persona che cercano. Chi cercano non ci interessa. Visto? Da quando è arrivata quella puttanella di Manhattan, Trash non ragiona più col cervello.
nel Bronx, nel territorio dei Raiders. Posto peggiore. E sembra anche che ci sia andata di sua spontanea volontà. Di sua volontà? Sì. Non ha nessun senso. La ragazza più ricca e potente del mondo che all'improvviso decide di andare a rifugiarsi nel Bronx. Non ha davvero nessun senso. Samuel Fisher, vicepresidente. Codice di identificazione primo livello. Colloquio autorizzato. Farley, l'abbiamo trovata. Sappiamo con precisione dov'è. Non mi interessa sapere dov'è. Deve riportarla a casa, chiaro? Sì. Mi dica, ha avuto lei l'idea di Amber? Sì, affermativo. Non le bastavano i casini che abbiamo? Colloquio effettuato. Prego di inserire codice d'apertura. S92 ASB 312. S92 rilevamento. Stiamo entrando nella zona Bronx 7 quadrato 9. Passo e chiudo. C'è qualcosa che ti preoccupa? Niente. Forse stai pensando a qualcuno? No. Non penso proprio a nessuno. Non sei nata nel Bronx. Non sei una di noi, ti trovi male qui. No, è bello stare con te. Mi piacerebbe crederti. Te lo giuro. Questa è la prima volta nella mia vita che sento di appartenere a qualcuno. È una sensazione che non avevo provata mai. Al tuo fianco io mi sento al sicuro. Trash, tu non devi permettere a nessuno di separarci. Chi? Non importa. Non importa. Ora abbracciami. Siamo visite. Che razza di stronzi. Altri due castigati. Siamo diventati un'istituzione della polizia. Quando devono punirli li mandano da noi. Tocca a te, Blade. Dargli la benedizione. Ci sono quattro pidocchi in fondo alla strada. Stai calmo. Non li provochiamo. Finiamo il giro e andiamocene. Dammi retta. Ma di che cosa hai paura, Porter? Non sono nemmeno armati. Che fanno? Abbi fede, Blade. Vedrai che fra un po' ci vengono in bocca. E noi li aspettiamo. Ma questi se la fanno addosso. Dai, carichiamo, Porter. Solo per il gusto di farli scappare. Si è mosso. Ce l'ha fatta la pianta. Via, via. Andiamo, andiamo, andiamo. Ho avuto paura, non credevo. Te l'ho detto. Ma è molto strano. Dove saranno finiti? Erano quattro, ne manca uno.
Agostino! Guarda un po' se è arrivato niente per il mio amico. Sono 12 anni che aspetta la pensione. Ehi, dove vai? Non mi rispondi? Guarda che il mio amico è un duro. Ci mette poco ad incazzarsi, sai. Ehi! Un passo avanti e sei morto. Un passo indietro e sei morto. E se resti fermo, sei morto. Fretta, ha aspettato 12 anni, può aspettare ancora.
Dove stavi andando? Figlia di puttana. Siamo fratelli. Io te la brucio, quella gamba di merda. Sta calmo. Allora, hot dog, dove cazzo correvi? Ho un appuntamento col presidente degli Stati Uniti. Sì, al cesso. Questo bastardo lo ci prende per il culo. Copre quella carogna che ha ammazzato i ragazzi. Hai sentito o no quello che ha detto Hans? Levati di mezzo, voglio guardare là dentro. Che aspetti? Sei il padrone. Voi date un'occhiata qui intorno. Ok. Tu non l'hai mai conosciuta tua madre. Ti ha vomitato direttamente in una fogna. E là non hai fatto altro che mangiare la merda che hai al posto del sangue. Te la spaccherò prima o poi quella fottuta faccia da cazzo. Certo. C'è un cazzo là dietro, perdi solo tempo, Trash. Soddisfatto? Ne sai niente del tracciatore di Chris? Io non so niente di nessuno. Io non so nemmeno cos'è un tracciatore. Io so solo una cosa, Trash, che tu dimentichi. Che se io entro ed esco dal Bronx, è perché lavoro per Ogre. Non ti mettere sulla mia strada un'altra volta. Nessuno. Qui nemmeno. Ti è andata bene. Andiamo. L'avete preso? No. È sparito senza lasciare tracce. È qualcuno molto furbo. Furbo? Che vuoi dire, Anne? Guarda questo anello. L'ho trovato vicino al cadavere di Speedy. Guarda.
impossibile. Andiamo ad onorare i nostri amici. Vedi, sarebbero ancora vivi. Smettila, di dire che è colpa tua. Le cose peggiori qui succedono solo perché questo è il Bronx, solo per questo. Codice di sicurezza. Hammer in linea. Pronto. Salve, Fisher. Stammi bene a sentire, bastardo. Non abbiamo speso $1 milione solo per vedere come stai in uniforme. Che aspetti a schiacciare quei miserabili? Sì, so io quello che devo fare. Signora.
Ma non possiamo E quando lo devo fare? Non mettere mai bocca nel mio lavoro, Fisher. Mi rovini il divertimento. Riavrete la ragazza. Non rompere. Sono un dio, lo sai. Sì, che ha già perduto un uomo e che ora sta perdendo tempo. Ma non possiamo mobilitare tutto il distretto. Permetterci a cercare la sua... You know how many bags get lost or ripped off in this city every day? Disfatto? Per niente. Io dico che faremo molto meglio a mandare una squadra speciale. No, potremmo impressionare negativamente l'opinione pubblica. È l'unico in grado di entrare e uscire dal Bronx senza essere visto. C'è nato nel Bronx. Era uno di loro. Ed è questo il punto. Se per Hammer è facile riportarci N, mi dici perché ancora non l'ha fatto? Non lo so. Avrà forse qualche difficoltà. Ma vedrai che ce la riporta. Mi auguro che tu abbia ragione. Perché per noi sarebbe un bel casino se Anne non tornasse dal Bronx viva e vegeta. Questo l'ha trovato N vicino ai corpi di Sandy e Speedy. Allora sono stati i Tigers. L'avevo detto io. L'avevo detto. Prima Chris. E ora Sandy e Speedy. Ci stanno bruciando uno alla volta quei bastardi. Se vogliono la guerra l'avranno quei figli di puttana. Certo, guerra, guerra, guerra. Dobbiamo schiacciarli tutti, quei vermi schifosi. Dobbiamo attaccarli, Trash, prima che ci distruggano. Hans ha ragione, dobbiamo accoglierli di sorpresa. Come capre. Come i nostri compagni. Non glielo permetteremo. Sì. Dobbiamo distruggerli una volta per tutte, sì o no? Sì, sì, distruggiamoli. Dobbiamo eliminarli. Non possiamo più sopportare. Cosa c'è, Trash? Non sei d'accordo? Non lo so. Non ci ha sentiti. Non ha capito come la pensiamo. No, non è possibile che non ha capito. Tu hai sentito. Tu hai sentito, Trash, che siamo tutti d'accordo. Non puoi rispondere non lo so. Tu hai in mano la prova del loro tradimento. Ma può essere una trappola. Certo che è una trappola e anche ben preparata. Il bastardo che ha fatto fuori Speedy e Sandy poteva non essere uno dei Tigers. E l'anello che ha perso come te lo spieghi, Trash? Potrebbe avercelo lasciato di proposito qualcuno che tira a incastrarci in una guerra contro i Tigers. Certo, Blade. Non dire cazzate. Quelli ci stanno massacrando e noi stiamo qui a fotterci in chiacchiere. Vogliamo la guerra! Bastardi! Bastardi! Bastardi, Tigers! Vogliamo la guerra! La guerra! La guerra! La guerra! Noi dobbiamo prima scoprire chi sta cercando di farci massacrare! Finalmente ho capito. Tu stai ancora pensando a quella storia del tracciatore che ti ha fatto perire? No, se non è vero, io non ci pensavo, ma quando è... Dov'è? L'ho vista prendere la moto. Andava verso Pelham Bay. Dog, che c'è? Mi sembri nervoso. Oh, niente, niente. C'è solo mancato poco che quei quattro mi facessero la pelle oggi. Tutto qui. Non dirmi che ti capita d'aver paura qualche volta. Me la sto facendo sotto. Che razza di casino mi hai messo? Stai calmo. Questa è un'operazione importante. Molto importante. Qui è nascosta una persona che interessa quelli di Manhattan. Devo tirarla fuori, viva dal Bronx a qualunque costo, e riportarla dall'altra parte dell'East River. Di chi si tratta? Non posso dirti di più. E non cercare di saperne di più. Sono stato chiaro? Che devo fare? Tu devi solo mettermi in contatto con Hans.
Vuoi incontrare Hans? Sì. Ho capito. Hai saputo che quel verme tira a fottere Trash. Infatti. Non è facile fartelo incontrare. Lo so. Ma mi daresti un dolore se non ci riuscissi. Ben, vuoi lasciarmi? Sì. Perché? Perché? Perché ora sono sicura che Chris, Sandy e Speedy sono morti per colpa mia. E che se il resto che mi sta cercando non vi darà tregua. E ci saranno altri morti. La nostra vita è questa. Noi siamo guerrieri. E il nostro destino è combattere o essere combattuti. Uccidere o essere uccisi. Come puoi pensare che qualcuno di noi possa avere paura della morte? Abbiamo imparato ad amarla dal momento in cui siamo nati. Noi del Bronx viviamo con la morte. E adesso dimmi la vera ragione per cui vogliono riprenderti. È una ragione che vale miliardi di dollari. Vedi, Trash, sto per compiere 18 anni e con la maggiore età erediterò la Manhattan Corporation, una società che controlla oltre il 60% delle armi nel mondo. E io sarò un semplice burattino, manovrato da mani avide e da gente assetata di potere. Sono uomini privi di scrupoli, Trash. E non voglio diventare il loro complice. Non so per quale motivo, ma senza di me non possono muoversi. E sono certa che stanno usando ogni mezzo per riuscire a trovarmi e per riportarmi a Manhattan al servizio dei loro fottutissimi traffici. È evidente che ora hanno saputo che sto con te e io non devo far altro che andarmene. E adesso non ti importa più di finire nelle loro braccia. Perché hai cambiato idea? Per te. Preferisco questo che vederti ucciso, Trash. Rimani, Ann. Morire per te darà un significato alla mia vita. C'è un vigliacco, noi non possiamo aspettare le sue decisioni. Ehi! Che cazzo dici, pezzo di merda? Trash sarà che Ogre può scatenarci addosso a tutte le bande. E prima di muoversi... Eccolo, ecco Trash. Che è successo? Gli zombie hanno preso N. Questo significa la guerra. Spero. Avrai capito adesso finalmente che è arrivato il momento di reagire. Allora, combattiamo? Non subito. Prima voglio parlare con Ogre. Parlare con Ogre? Questa è la cazzata più grossa. Chiudi quella bocca una volta tanto. Sono quelli di Manhattan che ce l'hanno con noi. Perché rivogliono Anne? Contro di loro da soli non potremo mai farcela. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i guerrieri del Bronx. E solo Ogre può garantircelo. E come pensi di arrivare da lui? Bisogna attraversare il territorio degli Iron Man. Il territorio degli Scavengers. Quello degli Sharks. Blade ha ragione, Trash, è una pazzia. Ma io devo assolutamente farcela. O le Oak verranno con me. Gli altri non devono lasciare il territorio. Ci muoviamo immediatamente. E io? Tu mi sei più utile qui.
E così tu sei quella che scopa con Trash. Faresti meglio a liberarmi, Gollum. Trash ti ucciderà. Sgranchiamo le braccia. Abbiamo sconfinato, Trash. Ma non mi dire. E perché l'hai fatto? Ti pare bello? Senti, io devo arrivare dall'altra parte del Bronx. E presto. Ma quanta fretta. No, non dirmene la ragione. Fammi indovinare. C'è in vista un matrimonio? Sì, proprio così. Un matrimonio tra me e Ogre. Tu non sai, Trash, quanto sei fortunato. Ti lascerò passare, perché io ho un debole per te in fondo al cuore. È molto strano, dicono tutti che è d'acciaio. Sbrigati, vattene. Se hai tanta fretta, vattene prima che ci ripensi. Ti devo qualcosa. Non lo dimenticherò. Ehi, guarda un po'. Hot Dog ha parcheggiato laggiù e giocherella con i fari. Che cazzo vuole? Aspetta. Adesso vado ad aprirgli la testa e vedo che ha nel cervello. Lascia perdere. No. Ho un conto aperto con quello zoppo di merda. E stavolta non c'è Trash che lo protegge. Thank you.
Forse hai già sentito parlare di me, generale. Io mi chiamo Hammer. Gli archi, siamo nel territorio Scavenger. Gli occhi ben aperti. Ma non verrà nessuno. Vedrai che arriveranno. So di darti una brutta notizia, Hammer, ma il canarino ha cambiato gabbia. Arrivi tardi. Quelli che parlano per parabole non li leggo. Che vuoi dire? Voglio dire che la bella addormentata è nella casa dei sette nani adesso. Dov'è? L'hanno rapita agli zombie. La smetti di sfottere? Figurati, non lo farei mai. E Trash è andata a riprendersela. Da solo c'è andato? No, è corso dal re Ogre a chiedere aiuto. Trash da Ogre. Voglio proporti un affare. Fammi avere quella ragazza entro stasera e io ti libero di Trash per sempre. Visto che sei dei nostri, prendi questa. È meglio del vostro bastone. E poi ti si intona l'uniforme. Non è una cattiva proposta, Hammer. Posso diventare padrone di una bella fetta del Bronx. Ora devi darmi qualche oggetto che può appartenere a Trash, che usate solo voi. Credo di avere quello che fa per te. Che ne dici di questo? Ti va bene? È perfetto. Sei un tipo in gamba, Hans. Mi dispiace molto interrompere i vostri convenevoli, ma abbiamo visite. A quello ci penso io. C'è una scorciatoia per arrivare da Ogre. Andiamo.
Sì, hot dog. Li ho raggiunti, resta in contatto. Chiudo. Nel centro del territorio dei Tigers. Sono Brash, ce l'abbiamo fatta. Arthur ha montato il secondo motore nel portabagagli. Lo accende quando vuole servire. Se ci catturano qui, ci vorranno giorni per parlare con Ogre. Dobbiamo entrare nel castello. Guai se si accorge che una macchina va più della sua. Dieci casse alimentari al Cienega Heights. Devono arrivare entro stasera. Ma niente benzina per una settimana. Hanno avuto da ridire sull'aumento dell'ultima distribuzione. Elettrodomestici al Sunset Heights. Hippo! Subito! Snake! Sì, capo. Preparate i camion delle spedizioni. Merce selezionata. Di prima qualità. Per il Bronx, gentilmente fornita dal generoso re Ogre. Non sono soggette alle critiche di nessuno. Adesso andate. I miei sudditi aspettano. Che facciamo col West Side, Ogre? Leach, pensaci. Sì, caro. Coraggio, Paul, una musica più allegra. Cos'è questo mortorio? Trash! Che cazzo fai qui? Portami da Ogre. Hai permesso? Non ho tempo da perdere, è urgente. Witch, l'allarme. Mi dispiace di non poterci essere quando Ogre ti accuserà di avergli ammazzato un uomo. Sei un bastardo, tu lavori per la Manhattan Corporation. Io non lavoro per nessuno.
Io me ne frego della Manhattan Corporation. Me ne frego della loro politica e della tua ragazza. Io me ne frego di tutto. Non obbedisco a nessuno. Non credo in niente. Io sono Hammer, lo sterminatore. Tu sei il più gran figlio di puttana del mondo. E hai paura che qualcuno possa ricordarsi che sei nato nel Bronx? No, tutto il contrario. Pensa che io voglio proprio fare in modo che nessuno lo dimentichi. Fermo, non fare un passo! Fermo! Idioti, ve lo siete lasciato scappare. Trash, lo sai che Ogre non ama le improvvisate. Avanti, muoviti. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Sì, hot dog. Tutto fatto, torno indietro. Resta lì, ti raggiungo fra 20 minuti. 20 minuti sono un secolo. Hammer, non mi va di farmi ammazzare. Apri bene le orecchie, amico. Tu farai quello che ti ho detto. Rimani lì e mi aspetti. Capito? Apri bene le orecchie. Rimani lì e mi aspetti. Sei intrufolato nel mio regno come un ladro. Hai ammazzato uno dei miei migliori uomini e pretendi che ti creda. Lo vedi, Witch? Trash è un bugiardo. Però c'era qualcun altro con lui quando siamo arrivati, è vero? Ah, sì. E chi? Quella merda di Hammer. Hammer? Hai fatto entrare Hammer nel mio territorio. Lavora per la Manhattan Corporation. E sta cercando di prendere la ragazza che sta con me per riportargliela. Sì, ho sentito che c'è una riccona nascosta nel Bronx. Ma non pensavo che le piacesse stare nella tua spazzatura. E invece di sfottere. Vuoi capire che Hammer sta cercando di metterci l'uno contro l'altro? Sì. È il suo sistema. Non gli rimane altro per sfogare i suoi istinti da sadico. E ora cercherà Anne anche dagli zombie che l'hanno rapita. Allora, che mi dici, Don? Dico che hai il cervello fuori posto. D'accordo, io sarò matto. Ed è vero che quella ragazza poteva essere vostra fin da quando ha messo piede per la prima volta nel Bronx. Ma adesso è la donna di Trash e lui per riaverla è capace di ammazzarti. Lo conosci? È pazzo! Dammi retta, Golem, mettiamoci d'accordo e vedrai che andrà tutto liscio come l'olio. Voglio ancora pensare. Ma possibile che non riesci a capire? Non c'è tempo! Basta adesso! Se vuoi una risposta, aspetta. Certo, sei il re del Bronx. Ma se vuoi impedire ad Hammer di fregarti, devi deciderti a darmi una mano. Tu dici? Ma lo sai che se io mi muovo è la guerra, una guerra incontrollabile? Forse no. Perché se liberiamo Anne, mandiamo all'aria il piano di Hammer. In che modo? Una tua parola dovrebbe bastare con Golem. Sicuro, se fosse un mio suddito leale. Sei stato furbo a venire da me. Ti sta proprio a cuore quella ragazzina. Mi hai convinto. E vedremo se Golem mi tradisce. E chiuderemo il conto con Hammer. Vengo con voi. Perché no? Anche a te fa piacere se viene. Vero, Trash? Voglio andarmene. Non ci sono vie d'uscita per te. Ma di chi hai paura? Presto quelli si scanneranno fra di loro. Adesso mi accompagni, puoi rientrarci anche se mi dai notizie. Andiamo. Andiamo. Thank you.
terribile. Proteggilo. Che è successo, Blade? Gli Scavengers ero venuto per avvertirti. Hans si è messo d'accordo con Hammer, con Hartog. Hammer con Hartog. Ho capito. Aiutami. Uccidimi. Presto per i ringraziamenti. Prima che tutto questo sia finito, di favori dovremo scambiarcene ancora molti. Stai cominciando a usare bene la frusta. Certo, con un maestro come te. Andiamo. Ragiona, Golem. Neanch'io mi fido di Hammer, ma che cosa rischiamo? Noi dobbiamo soltanto dargli quella ragazza, in modo da mettergli contro Ogre e Trash. O loro lo ammazzano, o lui li fa fuori tutti e due e noi ci troviamo padroni di tutto. Diamogli la ragazza. Ok. Hammer, se noi non abbiamo la ragazza sana e salva entro le 11 di domani, ti sei giocato la testa. Parla, Hammer. Ci siamo, Hammer. Golem ci ridà la ragazza. Tra poco siamo da te. Tra quanto? Il tempo di arrivare. Fra un'ora sarà qui.
Predisponi in modo che nessuno la veda. E di quanto è successo non si dovrà mai sapere niente. Ve la spedisco in un uovo di Pasqua. Avanti, avanti! Più veloci! Più precisi i colpi, più secchi! Luigi! Trasci! Più forti i colpi! Ecco, così va bene! Avanti! Golem! Il grande ogre che si degna di farmi visita. Ti è andata male, Hans. Come hai potuto sperare di farcela? Sei solo un illuso. Che cosa ti ha fatto lasciare il tuo regno per venirci a onorare con la tua presenza? Sto semplicemente facendo un giro per vedere se i miei sudditi sono sempre fedeli al loro re. E passi dalle fogne? Non ci sono mai stati dubbi sulla mia lealtà. Chi è? Il rispetto per il re non mi obbliga a raccontarti gli affari miei. Avvicinatevi, ragazzi, dovete sentire bene. Avvicinatevi! Il grande ogre non si fida di noi. Guarda, ora sei circondato da sudditi leali. È vero, Golem. Ma loro sono là. E tu sei qui, di fronte a me. Come, generale, abbandoni il campo proprio sul più bello? Hai visto? Trash non l'ha fatto. Che cazzo vuoi da me, gamba di legno? Volevo assistere al tuo trionfo. Hai combinato un casino con le tue ambizioni di merda e ora rinunci? Non ci penso nemmeno. Lasci, vai a vedere. A loro ci penso io. Hai finito? No.
George, lo so che sei qui. Vieni fuori. Ehi, Trash. Non mi dire che adesso dai retta alle chiacchiere delle donne. Chissà che ti ha raccontato quella lì. Aspetta un momento. Non lo sa lei, con i suoi vestiti eleganti, con i suoi cocktail party. Non lo sa quella puttana di mannata, anche tu e io siamo fratelli. Che veniamo tutte e due dalle fogne, dalle più luride fogne. Lei non mi ha raccontato niente. Ah no? E allora te lo dico io. Ho fatto un patto con Golem. Mi sono messo d'accordo con Hammer. Ma l'ho fatto per te. Se vuoi essere un capo, devi agire così. Non c'è altro modo, è sbagliato essere idealisti in questo mondo di merda. Che cosa ne sa lei? Che cosa ne sai tu? Vai a fare del bene. Attento! La deliziosa erede della Manhattan Corporation. Sì, è proprio così. Proprio così. Incredibile. E abbandoni tutto per il Bronx. Tigers e Riders sono tutti nel castello. CN021 unità ZF10, ZR54. ZM93. 0R54, confermato. Non ci sono sentinelle. Sono state eliminate. ZR-54, operazione terra bruciata in fase 1. ZR-54, ricevuto. Per ZF-10, operazione terra bruciata in fase 1. ZF-10, ricevuto. Per ZM-93, operazione terra bruciata in fase 1. ZM-93, fase 1, ricevuto. Tutte le unità impegnate nella prima fase. Attendo disposizioni. CN-021, molto bene. Passa alla fase 2. CN021 a ZF10, terra bruciata. Hammer. ZF10, ricevuto. Fa pure a modo tuo, ma non devono rimanere né prove né testimoni. Cenere. Solo cenere. Trash. Stavo pensando che tu potresti diventare il consigliere delegato di una delle più grosse società del mondo. Tu. Il più diseredato. Il più pezzente dei figli del Bronx. CNZ21 a tutte le unità. CNZ21 a tutte le unità. Terra bruciata fase 3. Qualsiasi cosa tu abbia in mente, falla finita. Peccato. Peccato, perché avevo preparato una sorpresa tra te. Per te e per Anne. Non immaginate la gioia che provo nel vedervi qui. Felici, senza armi e in pace insieme nel mio castello.
Erano anni che aspettavo questo giorno. Io vi do il benvenuto, amici Riders. Ti do il benvenuto, amico Trash. E se permetti, vorrei dare un bacio alla tua Eva. Dai! Sono Hammer, lo sterminatore. Non devono rimanere superstiti su questa terra. Cavalieri, carica! Le armi, presto! Hippo, luogo d'uscita è... Carica! Emergenza! Al deposito carburante, le guardie al magazzino esplosivi, fa uscire tutti dal castello, Alex! Vieni! Thank you.
ucciderli tutti! Senza pietà! Z-59 in attesa di ordine. Io sono Hammer! Io sono un dio! Hammer!